Continuiamo con l'assessore Chianella, quindi passiamo all'oggetto numero 150, richiesta di aggiornamenti da parte della Giunta regionale riguardo alla realizzazione dello svincolo di Scopoli in territorio del comune di Foligno lungo il nuovo tracciato della strada statale numero 77 della Val di Chienti, della strada Foligno-Civitanova Marche. Interroga il consigliere Leonelli. Sì, grazie Presidente. Questa interrogazione era, diciamo, in programma la settimana scorsa, poi purtroppo l'assessore Chianella ha avuto un impedimento, ma diciamo non tutti i mali vengono per nuocere, perché forse possiamo dare una risposta anche più esaustiva, anche perché stamattina, tanto bene, è stata convocata la commissione con l'audizione prima e seconda, con l'audizione sul appunto del quadrilatero, per cui ci sono stati già degli aggiornamenti, per cui io cambierò un po' l'iter, nel senso che non illustrerò magari la mozione così come si fa solitamente. La mozione è una mozione semplice, parla appunto dello stato dell'arte dello svincolo di Scopoli. Svincolo di Scopoli, parliamo appunto della statale 77, alias Foligno-Civitanova, uno svincolo che ad oggi non c'è, ma che era previsto nel progetto originario, uno svincolo che darebbe sicuramente da un lato una nuova forza e vitalità a tutta l'area della Val Menotre, ma anche all'area dell'Alta Valnerina, e dall'altro anche uno svincolo che dal punto di vista della sicurezza, considerato che tra Colfiorito e Foligno non vi sono appunto uscite, potrebbe essere un qualcosa di importante. Sappiamo bene la polemica, sappiamo bene che per anni il progetto è stato bloccato, si parlava appunto di una valutazione negativa della soprintendenza, o meglio c'è stato un vero e proprio parere negativo della soprintendenza che poi è sembrato essere stato superato negli anni, un progetto che chiaramente quella valle, quei territori chiedono a gran voce, perché di fatto oggi ospitano un viadotto e gallerie imponenti senza aver alcun beneficio. Invece quella è una valle sicuramente che insieme all'Alta Valnerina può avere uno sviluppo importante grazie a questo sviluppo e grazie a questa infrastruttura. Per farla breve, la novità è che stamattina l'ingegnere Perosino Quadrilatero ci dice che c'è, o meglio, ha espresso la sua fiducia sul fatto che appunto ci sia la piena copertura a seguito di un tavolo tecnico al quale ha partecipato la Regione nelle scorse settimane e quindi attraverso una interlocuzione, triangolazione, diciamo, Regione, ANAS, Quadrilatero, per la realizzazione dell'opera. Quindi ecco, di fatto l'interrogazione è tesa ad avere a questo punto, sia sulla base di quello che è il progresso, non dimentichiamo che c'è una mozione appunto votata praticamente all'unanimità solo con l'astensione del Movimento 5 Stelle nel 2015 sullo svincolo di Scopoli. Quindi ecco, l'interrogazione è tesa proprio a sapere quali sono le novità e se appunto queste rassicurazioni, così come oggi sono state raccontate in commissione, trovano in qualche modo riscontro esattamente dalla Giunta e da lei in qualità di assessore. Assessore Chianella. Grazie Presidente, grazie consigliere Leonelli, perché mi dà modo di parlare di una questione che è stata un po' all'ordine del giorno, diciamo, da diverso tempo, agli onori tra virgolette della cronaca. La Regione dell'Umbria ha sempre chiesto a viva voce al Ministero, ai ministeri direi interessati, il MIT e il MIBACT, la realizzazione di questo svincolo. Tra l'altro, in un primo diciamo così giudizio tra virgolette sul progetto, la sovrintendenza allora dette un parere, il Ministero quindi dette un parere positivo. Poi ci sono stati problemi che sono stati anche qui discussi in seno al Consiglio regionale con interpellanze e quant'altro. È corretta la ricostruzione del consigliere Ionelli, esattamente il 2 agosto c'è stata una riunione del tavolo tecnico in relazione alle risorse recentemente assegnate che dovrebbero ammontare intorno a 160 milioni tra Umbria e Marche, quindi al Quadrilatero. Io, alla luce di questa riunione tecnica, ripeto, feci una lettera il 16 agosto dove sostanzialmente chiedevo appunto all'amministratore unico di Quadrilatero, l'amministratore Perosino,
chiedevo di valutare, di programmare su queste risorse la variante sud di Foligno e il vincolo di Scopoli. In realtà tecnicamente è un semisvincolo, ma insomma il vincolo in località Scopoli. Esattamente in questi ultimi giorni l'amministratore Perosino mi risponde, sicuramente sono le stesse cose che ha detto questa mattina in commissione, posso leggere testualmente: in esito alla sua nota richiamata in epigrafe, le ricordo che con legge 205, bilancio 2018, i fondi in questione sono stati assegnati ad ANAS a valere sul contratto di programma MIT-ANAS 1620, del quale è previsto il conseguente aggiornamento. ANAS, in qualità di società controllante Quadrilatero e di socio di maggioranza della società, è al corrente delle priorità rappresentate dalla Regione dell'Umbria e della Regione Marche nell'ambito del menzionato tavolo tecnico dei soci, e avvierà a breve, di concerto con il MIT, l'aggiornamento del contratto di programma sopracitato, che dovrà essere presentato al CIPE per l'approvazione. A tal fine la società fornirà ad ANAS e MIT il supporto tecnico-economico per il conseguimento di detta approvazione, presupposto indispensabile per far fronte ai previsti impegni anche economici, propedeutici alle necessarie revisioni progettuali e all'avvio delle relative procedure di approvazione, cioè le conferenze dei servizi. Detto questo, sarà cura dell'assessorato che rappresento di seguire questo iter. Noi ci auguriamo che il MIBACT, diciamo, riveda un attimo la posizione che era stata assunta a suo tempo. Questo ce lo auguriamo caldamente e speriamo che questa questione abbia un esito positivo alla fine. Grazie. Consigliere Leonelli, replichi? Ma sì, grazie assessore. Mi pare che, ecco, possiamo vedere, tenuto conto anche così di una metafora che l'infrastruttura un po', diciamo, la richiama, e quindi una metafora pertinente, cominciamo a vedere un po' di luce in fondo al tunnel. Io esprimo la mia soddisfazione per la risposta, in particolare legata a due elementi. Il primo, che sono contento che la Regione Umbria abbia recepito l'indicazione di quella mozione che firmai io, ma firmarono anche consiglieri di opposizione, mi ricordo il consigliere Ricci, facevamo anche un lavoro congiunto, che indicava Scopoli come comunque una priorità, e mi sembra che se oggi per Quadrilatero e ANAS quell'investimento è nell'elenco delle due priorità di fatto dei 160 milioni, è anche perché la Regione ha saputo fino adesso chiaramente far valere questo elemento di priorità, per cui su questo sicuramente mi sembra che possiamo esprimere soddisfazione. L'altro elemento su cui possiamo esprimere soddisfazione è che Quadrilatero e ANAS abbiano recepito le nostre richieste. Non resta che chiaramente monitorare a questo punto l'iter presso i tavoli romani, presso i tavoli ministeriali. Speriamo che la ragionevolezza prevalga ovviamente sulla burocrazia. È un'opera importante, a volte sottovalutata, ma insomma io credo invece che soprattutto per lo sviluppo dell'Alta Valnerina, perché non dimentichiamo che dall'uscita dello svincolo a pochi chilometri comincia il cratere del terremoto, perché comincia il comune di Sellano e quindi siamo in pieno cratere terremoto. Pochi chilometri intendo 7-8 o 5-6, non è che intendo 30-40 per chi non conosce la zona. E oltretutto c'è, come dicevo prima, una potenzialità importante sull'area della Val Menotra. Per cui io, assessore, la ringrazio, e ovviamente il mio invito e il mio auspicio che appunto si possa seguire in maniera pedissequa questo progetto presso i tavoli ministeriali. Bene, passiamo all'oggetto numero 153. Risponde sempre l'assessore Chianella, interrogante consigliere Squarta. Chiarimenti sul protrarsi dei lavori di ammodernamento del raccordo Perugia-Bettolle, con particolare riferimento a quelli interessati il viadotto Genne. Consigliere Squarta. Sì, grazie Presidente. Considerato che da ormai quasi 3 anni si protraggono i lavori di ammodernamento del raccordo Perugia-Bettolle, annunciati il 31 ottobre 2015 da ANAS, con inizio previsto il 9 novembre 2015, i quali si sarebbero dovuti concludere entro gli 8 mesi successivi, constatato che il segmento denominato viadotto Genna continua a presentare notevole criticità, così come si evince anche da un articolo apparso su Messaggero Umbria del 21 agosto 2018, il quale sottolinea che la presenza di cantieri per ulteriori lavori di manutenzione del manto stradale ha inevitabilmente provocato il formarsi di lunghe code, tenuto conto del progressivo rientro delle ferri molte cittadini, della già ripresa attività lavorative e scolastiche,
che sta comportando un aumento sostanzioso dei mezzi in circolazione, posto che la sicurezza stradale deve assumere carattere di priorità per le politiche regionali e statali e che i lavori programmati dovrebbero tendere alla risoluzione definitiva delle criticità riscontrate e non protrarsi all'infinito, secondo una programmazione intermittenza, determinando così pesanti disagi per la popolazione. Interrogo l'assessore per conoscere i motivi del protrarsi dei lavori lungo il tratto Perugia-Bettolle, con particolare riferimento al viadotto Genna, gli eventuali aggravi dei costi e i tempi definitivi di realizzazione degli interventi previsti rispetto a quanto indicato da ANAS. Assessore Chianella, risponde. Grazie Presidente, grazie Consigliere Squarta. La sicurezza stradale è già una priorità, è già priorità nelle politiche regionali. Su questa questione i lavori in capo ad ANAS si sono protratti per tutta una serie di motivi che esporrò e che abbiamo chiesto ovviamente ad ANAS. ANAS ha attivato un contenzioso rispetto alla realizzazione di questi lavori, contestando alla ditta una cattiva esecuzione dei lavori di sostituzione delle barriere laterali del viadotto Genna e relativamente alla presenza di diffusi dissesti sul piano viabile in corrispondenza delle campate interessate. Nelle more della conclusione del contenzioso, ANAS però ha periodicamente eseguito interventi di ripristino localizzato del piano viabile stesso, eseguendo lavori anche in orario notturno per limitare disagi all'utenza. Al fine di risolvere definitivamente le problematiche evidenziate, ANAS ha redatto un nuovo progetto e ha avviato le procedure di aggiudicazione dei lavori. Al momento sono in corso le attività di verifica per l'affidamento previste dalla normativa vigente, quindi per quanto riguarda i tempi magari avremo un'altra occasione per poterle comunicare, consigliere. I costi connessi alla nuova progettazione e quelli relativi all'esecuzione dei lavori saranno addebitati all'impresa che ha originariamente eseguito l'intervento. L'interlocuzione da parte di questo assessorato su questa questione, come su tante altre, è notizia di questi giorni, per esempio la restituzione di oltre 222 chilometri, per esempio ad ANAS, abbiamo firmato un accordo il 20 settembre, dicevo quindi l'interlocuzione con ANAS è costante e sarà nostra cura informarla su eventuali, diciamo così, evoluzioni della questione. Consigliere Squarta per una replica. Sì, grazie Presidente, grazie Assessore. Io sono molto preoccupato della risposta, non tanto la ringrazio per aver raccolto tutte le informazioni da ANAS, è scontato e logico quindi che i costi saranno addebitati alla, diciamo, l'azienda a cui sono stati imputati questi cattivi lavori, però la cosa che mi preoccupa è, se ho capito bene, è che questo viadotto che ha determinato dei lavori per 8 mesi e che ha sostanzialmente congestionato una città come Perugia per tanti mesi, ora quello che mi dice lei dovrà essere fatto un nuovo appalto con nuovi lavori, con nuovamente una città che per mesi sarà bloccata da un viadotto così importante, mi desta molta molta preoccupazione, quindi attendiamo i sviluppi per capire anche le tempistiche cercando di trovare soluzioni che non aggravino già la precaria situazione del traffico soprattutto in quel viadotto. Grazie. Bene, ora passiamo all'oggetto numero 154, interrogante il consigliere Ricci sul sisma 2016 nelle 4 regioni del centro Italia, risorse certe per cassa disponibili nell'anno 2018. Risponde l'assessore Bartolini. Grazie signor Vicepresidente Vicario dell'Assemblea Legislativa, è una interrogazione, signori consiglieri regionali, che mi appare doverosa a 2 anni dal sisma del 2016 e peraltro la stessa interrogazione vuole essere un mandato affinché la Giunta regionale, rappresentanza dell'Assemblea Legislativa, possa sollecitare tale tema nel quadro delle relazioni fra Stato e Regione Umbria, ma nel complesso delle 4 regioni colpite dal sisma dell'anno 2016. Il quadro normativo nazionale a cui si riferisce l'interrogazione, certo, a volte ha presentato aspetti poco chiari,
ha determinato anche molte complessità e con grande chiarezza voglio enucleare che rispetto al sisma del 1997 che ha colpito, come noto e come ricordiamo, l'Umbria e le Marche, nel quadro normativo dell'anno 2016 e successive configurazioni, gli elementi normativi emersi non hanno certo fatto elementi di maggiore chiarezza nella semplificazione, anzi, credo che da quel sisma del 1997 al sisma del 2016 vi è stato un regresso nel quadro della semplificazione normativa e mi riferisco in questo caso ai termini legislativi nazionali. Peraltro c'è il tema delle risorse che viene nucleato nella stessa interrogazione, perché i dati che emersero sin dopo il sisma del 2016 e negli anni successivi presentarono un quadro di necessità attestato a 23 circa miliardi di euro. E rispetto a questo quadro non è chiara ancora la disponibilità, non per competenza, ma per cassa, come si dice, risorse bollinate a valere sull'anno 2018. Per quanto mi è stato possibile, già nel 97 inoltrai una lettera alla Ragioneria Generale dello Stato italiano, che non ha risposto. E quindi nell'agosto 2018 ho inoltrato un'ulteriore lettera, sempre alla Ragioneria Generale dello Stato italiano, per capire e conoscere, peraltro con modalità di accesso agli atti, quante sono le risorse effettivamente disponibili, bollinate per cassa a valere sull'anno 2018, perché se ho ricordato che la ricostruzione dipende dalla semplificazione in termini di velocità, la stessa ricostruzione ha gran parte della propria valenza determinato sulla disponibilità effettiva per cassa delle risorse. Per questo si chiede alla Giunta regionale, per quanto possibile, di conoscere quali sono le informazioni il loro possesso e ringrazio l'assessore con delega della cortesia che avrà anche unitamente alla Giunta di poter sostenere tali esigenze nel quadro dei rapporti fra Stato e Regioni, in particolare quando ormai si andrà a definire da parte dello Stato italiano il documento di economia e finanza del Governo e le successive determinazioni finanziarie. Grazie. Risponde l'assessore Bartolini. Allora, è l'occasione per fare un po' il punto sullo stato dei finanziamenti, chiaramente. Allora, per quanto riguarda la ricostruzione privata, questa è assicurata, come è noto, con ricorso al credito d'imposta, con finanziamenti anticipati dalle banche e rimborsati con garanzia dello Stato e di Cassa Depositi e Prestiti. Per quanto riguarda la ricostruzione pubblica, sono stati stanziati per gli anni 2018-19 3 miliardi di euro e sono stati interamente programmati, secondo le procedure previste di intesa con i vicecommissari, 3 miliardi di euro fino a tutto il 2019. Il punto critico delle risorse, assolutamente critico, è invece il finanziamento, come noto, delle strutture, degli uffici speciali della ricostruzione, il cui finanziamento scade quest'anno, il 31 dicembre 2018, e come lei ha ricordato, la partita si gioca adesso con la predisposizione dei documenti finanziari e la legge di stabilità. C'è una forte preoccupazione, non solo da parte del vicecommissario di questa regione, ma di tutti i vicecommissari su questa situazione, perché ad oggi le richieste, ben tre missive di incontro indirizzate tanto al Presidente del Consiglio dei Ministri Conte quanto al Sottosegretario Giorgetti, ancora oggi sono inevase, non abbiamo risposta
siamo in attesa, o per meglio dire i vicecommissari sono in attesa di una risposta, e c'è una forte preoccupazione proprio per il punto, per quanto riguarda non solo le risorse da stanziare per il 2019, ma riteniamo che anche perché c'è bisogno di un aumento consistente di queste risorse. Consigliere Ricci per una replica. Grazie signor Vicepresidente Vicario, io voglio ringraziare molto per la chiarezza la Giunta regionale e l'assessore con delega. Io mi auguro che peraltro l'Assemblea legislativa possa su questo, utilizzando anche i prossimi consigli regionali, determinare sinanche una risoluzione unitaria che possa dare una ampia incisività affinché la Giunta regionale pretenda, questo è il termine, pretenda che nel documento di economia e finanza dello Stato italiano vi sia come prima priorità il soddisfacimento di tutte quelle che sono le necessità in termini di risorse per le quattro regioni colpite dal sisma dell'anno 2016. Credo che questa è la priorità, come giustamente ringrazio ha determinato e ci ha riferito l'assessore con delega. Aggiungo e concludo che nel quadro dei due anni dal sisma del Centro Italia anno 2016 il capo compartimento della Protezione Civile ha enucleato una riflessione credo molto significante, che è la seguente, che io faccio mia ma che credo già fa parte anche del patrimonio della stessa Assemblea legislativa, e la sua dizione è questa: noi dobbiamo avere la forza, il coraggio, l'incisività di far capire che il codice degli appalti va modificato, va creata una sezione speciale che possa normare in maniera speciale gli ambiti di intervento in sede di emergenza e successivamente nelle fasi post-sisma, per cui i comuni o le zone interessate da questo quadro possano applicare solo la sezione speciale in deroga a tutte le altre normative. Io mi auguro che questo tema, anche questo tema, possa essere oggetto di una riflessione che affidiamo a quelle che potranno determinarsi nel quadro, ovviamente, di una sollecitazione ulteriore che potrà arrivare dalla Giunta regionale dell'Umbria nel quadro delle quattro regioni coinvolte dal sisma, nelle interlocuzioni che vi saranno nei prossimi mesi. Grazie.